Sono stati avviati i lavori per il completamento della rete fognaria del comune di Gragnano. Le opere, comprese nel programma Energie per il Sarno e finanziate dalla Regione Campania per oltre 10 milioni di euro, consentiranno di raggiungere un nuovo importante obiettivo ambientale: l'eliminazione di 20 scarichi di acque reflue nel torrente Vernotico, affluente del Rivo San Marco. Una tappa importante, parte un cantiere di 10 milioni di euro che intercetta una ventina di scarichi che arrivano nel torrente. È un lavoro importante perché questo consente di bonificare ulteriormente il Golfo di Napoli, la spiaggia di Castellammare. È veramente dal punto di vista ambientale uno degli interventi più significativi che facciamo come regione. Devo dire che questa è una tappa fondamentale che a me emoziona particolarmente. Quando sono diventato presidente dell'EIC, una delle prime cose che ho fatto è stato fare un sopralluogo nella Valle dei Mulini, che nell'immaginario collettivo è uno dei posti mitici, bellissimi, in cui c'erano tutti questi mulini, quest'acqua che scendeva dai miei monti, dai Monti Lattari, e che alimentava la grande produzione della pasta di Gragnano. Sono rimasto esterrefatto nel vedere all'epoca quello che scorreva nel Vernotico e mi sono impegnato da subito a far inserire un finanziamento per il disinquinamento completo del Vernotico. E questa volta siamo impegnati in un lavoro che è stato finanziato dalla Regione per 11 milioni di euro. Termineremo i lavori nel maggio del 2025 e appunto chiuderemo 20 reflui che attualmente vanno nel Vernotico, quindi è un impatto ambientale importante che avremo in positivo in questa zona. E porteremo poi a depurazione circa 18 miglia abitanti insistenti e forniremo poi di fognature 5.000 abitanti che ne sono ancora sprovvisti. Oggi è una giornata importante per questa città, ma è una giornata importante per tutta la Regione Campania. Oggi con questa opera portiamo avanti un progetto straordinario, che è il progetto di saneamento del fiume Sarno, ma anche un progetto ancora più ampio che punta alla bagnabilità completa del tratto di Costa Campano, che è così bello qui vicino e che porterà un risultato straordinario al nostro territorio. È una grande collaborazione istituzionale che da tempo abbiamo messo in campo con la Regione Campania, che si è concretizzata con una serie di interventi, questo appunto della riqualificazione di tutto il tratto fognario, è qualcosa di importante per Gragnano, per tutta la città, ma anche per gli altri comuni limitrofi.